Diego Simeone e Nestor Sensini si conoscono benissimo. Un passato legato da un filo comune che parte dai campi argentini, si snoda in Italia e passa dalla panchina delle Estudiantes. Amici fuori dal campo, eterni rivali sul terreno verde. Una storia che tra soli 5 capitoli vedrà il suo epilogo. La sconfitta del River nel Superclassico con il Boca e l'eliminazione in Libertadores per mano del San Lorenzo potevano distruggere tutto il lavoro svolto sin qui da Simeone. Lo scivolone con l'Argentinos e la rovinosa eliminazione di Coppa con l'LDU Quito facevano presagire tempi duri per le Estudiantes. È bastata invece una sola settimana per ribaltare un'inerzia che sembrava aver abbandonato Millonarios e Pincha. Il River si è riscattato contro il Gimnasia stravincendo una partita che sembrava destinato a perdere. Prova d'orgoglio e di carattere che lo spingono nuovamente in vetta alla classifica. Dove non è solo, perché a fargli compagnia c'è appunto l'Estudiantes, capace di giustiziare proprio il Boca Juniors al termine di 90 minuti di lotta e sofferenza. Se la caduta degli Senesers contro Verona e compagni non è a tutti gli effetti una sorpresa, è ben più sorprendente lo scivolone del San Lorenzo. Va detto che Ramon Diaz doveva far fronte a molte assenze, ma il vero ciclone è stato quell'Independiente dell'esordiente Claudio Borghi, capace di centrare la quinta vittoria consecutiva. Le prestazioni dei Diavoli Rossi incideranno in maniera decisiva sulle sorti di questo clausura, perché da qui al termine del campionato dovranno affrontare nell'ordine River e Estudiantes e quel Vélez alla sesta partita senza sconfitte a tre sole lunghezze dalla vetta. 5 giornate al termine, le 6 corazzate d'Argentina racchiuse in soli 4 punti. È questo clausura, la corsa più pazza d'America.